A che punto siamo con la vicenda degli usi civici? Ci sono novità? Novità, in questi due, due mesi abbiamo lavorato tanto e, su questa questione perché è una questione molto importante, come già ho ripetuto altre volte, che eh, abbraccia molta parte della città. Eh, siamo vicini a varare la delibera quadro che... Sarà quella che regolamenterà la sdemanializzazione. A tutt'oggi diciamo che però non è fermo nulla, noi non abbiamo fermato nulla, stiamo facendo le sdemanializzazioni come prevede la legge. Ma quello che vorremmo fare noi nella delibera quadro e nel regolamento è qualcosa in più: quello di andare incontro ai cittadini il più possibile. Tant'è vero, stiamo proponendo a tutti l'abbattimento dell'80% laddove è consentito. E stiamo cercando di lavorare fortemente sul, sul discorso delle perizie, perché è quello che ci è saltato agli occhi che tra il pagamento della sdemagnizzazione e, e la perizia degli de, 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 de architetti demagnali. È molto, molte volte è più alto la perizia che la sdemagnalizzazione lì siamo intervenuti con grande, con, con grande importanza pesantezza perché comunque stiamo cercando di eh, proporre una perizia unica che poi per avere un maggiore sconto che poi sicuramente eh, verrà ehm, rigirata a, ai cittadini e, eh, proprio per quello eh, diciamo che è un altro nodo fondamentale. Eh, stiamo attendendo il 9 luglio la, la, la mh, sentenza altare del terreno Unicoppe davanti all'ospedale, che sarà un altro grosso tassello per capire poi come procedere nella sdemanializzazione, perché come sappiamo tutti le sentenze, buro, eh, eh, le sentenze poi comunque devono essere prese in considerazione e. Abbiamo già fatto richiesta ehm, alla Regione Lazio su chiarimenti sull'articolo 7 bis, quello sui 450 metri cubi. E stiamo lavorando molto sulla fase condominiale per la sdemagnalizzazione della sola parte del sedime del fabbricato, per arrivare anche lì ad una perizia unica, non magari in un fabbricato di 30 appartamenti a 30 perizie. Questo è quello che stiamo facendo. Tra poco, tra molto, vareremo questo regolamento, questa delibera 4, e da lì poi faremo un convegno cittadino dove spiegheremo a tutti come... Quello che abbiamo fatto è come si inizia il procedimento.